Ok, siamo qui per Ironfolks e heavymetal.it e finalmente abbiamo il piacere di avere con noi i Diavola con l'attesissima intervista con Luca e i suoi Diavola. Allora, cominciamo, parliamo un po' dei Diavola, cioè cosa fate, chi dalle sono? Dalle origini? Quanto tempo hai? Beh, insomma, cerca di essere un po' breve. Breve e circonciso. I Diavola nascono come tabula rasa, anzi no, neanche, come Mandragora, insomma questo non lo sa nessuno perché abbiamo fatto un concerto solo con quel nome. Nel 99, prima esibizione 2000, è successo un po' il contrario di tutte le band che fanno folk metal. Noi non veniamo dal metal, ma veniamo dalla musica antica. E il nostro lavoro è stato questo per 20 anni, di cifrare manoscritti, costruire strumenti antichi, delle visitazioni un po' pazzoidi, ma costruire le ghironde, i liuti, le arpe e suonare nelle feste medievali in costume facendo la musica originale del 1200-1300. Poi, dopo anni e anni e anni tagliamo di musica antica e centinaia e centinaia di concerti, in tutte le rassegne, quelle proprie di musica classica, colte, abbiamo notato che la musica antica non gliene frega niente a nessuno, perché nelle feste la gente passa, guarda, dice ma c'erano anche i musicisti, non se ne accorgono neanche, quindi soddisfazioni zero. Qui c'è una spiegazione, la spiegazione è che l'orecchio moderno è troppo lontano dall'orecchio dell'uomo medievale, quindi la musica del 1200-1300 è troppo lontana dal nostro modo di ascoltare musica e quindi è impensabile di attirare l'attenzione su questi brani, queste composizioni che comunque sono musiche molto belle e anche molto innovative dal punto di vista compositivo ancora oggi. Ma l'uomo adesso è abituato a vivere nel frastuono, cellulari, traffico, televisione. Quindi la tenda, va. Richard, sto facendo un'intervista! L'organizzatore che mi dice a me che faccio casino poi viene a rompere le palle quando mi fa l'intervista. Chiusa parentesi, problemi? Mai avuto problemi in vita mia. Non mi ricordo più cosa sto dicendo. No, adesso. Ecco, fortuna c'è il pubblico che me lo ricorda, gli indiabulati sempre qua a supporto. Interviste con tutti, non l'avete mai visto. Allora, praticamente, preso atto di questa cosa che la musica medievale è troppo lontana dal modo di fare musica moderno, questo perché abbiamo una soglia di rumore talmente alta da superare, che immaginate la vita dell'uomo medievale in mezzo alla campagna, i rumori più grandi che potevo sentire erano le campane della chiesa, le mucche, non c'era assolutamente rumore, quindi l'uomo che incontrava due musicisti anche solo poche volte nella vita, non è come adesso che mettiamo la radio, accendiamo il CD e ascoltiamo musica tutto il giorno, anticamente si ascoltava musica solo per le cerimonie, per le feste paesane, quindi l'impatto che dovevano avere anche solo una cornamusa e due tamburi sull'uomo medievale era molto forte. Fare una revocazione di queste cose con gli strumenti antichi, i brani antichi davanti al pubblico moderno è impossibile perché dobbiamo superare questa soglia. Quindi questa idea è venuta alla persona che ha fatto le feste medievali in Italia. Non le ha inventate perché le facevano già da anni in Francia, in Germania e in Nord Europa, ma in Italia sono state fatte per il primo anno nel 1980 a Brisighella, in provincia di Ravenna, da questo personaggio Andrea Vitali, che è un musicologo e il più massimo esperto mondiale quasi di tarocchi. Lui ha queste intuizioni e, andando a vedere cosa succedeva in Europa, ha fatto le feste medievali in Italia. L'altra intuizione siamo stati noi, cioè costruire questo gruppo che faceva le musiche antiche con ritmi potentissimi e cornamuse amplificate. Al tempo lo facevano solo i Cornus Corax e gli In Extremo, che sono le due band più vecchie di questo genere, già dai primi anni 90, fine anni 80, iniziano a suonare queste cose.
In Italia siamo un po' indietro, come in tutte le cose. D'altro canto, guardate il festival che rappresenta l'Italia nel mondo, Sanremo. Immaginate come cazzo siamo messi musicalmente. Quindi siamo arrivati anche noi in ritardo, ma questa cosa è successa. La cosa che è successa veramente è stata questa, che in tante feste medievali che ci siamo presentati con questo armamentario alla Corvus Corax, diciamo, tamburi, cornamuse, amplificati, ci hanno proprio cacciato via come se avessero visto il demonio, perché gli integralisti, filologici, poi hanno le spadrille nei piedi e le calzette di nylon per fare l'educazione, ma loro sono filologici. E però nelle poche feste dove ha preso piede il nostro genere, gli organizzatori hanno visto una cosa che non era mai successo, hanno visto delle piazze di migliaia di persone che ballavano come dei matti su della musica del 1200. Questa cosa si è poi sviluppata, e il gruppo che si chiamava Tabula Rasa al tempo si è evoluto, anche perché dopo il primo disco che abbiamo fatto sotto nome Tabula Rasa, che però è una Corvus Coraxata, diciamo, proprio classica, abbiamo pensato, ma ragazzi, cosa stiamo a imitare i tedeschi, quando nel gruppo c'è una persona che è insegnante di musica, pianista, concertista, ha fatto 10 anni di composizione, io stesso ho studiato organo, pianoforte, musica antica per 20 anni, e abbiamo delle potenzialità mostruose, siamo italiani, che già abbiamo una marcia in più rispetto agli altri popoli che sono comunque un po' più chiusini rispetto musicalmente, noi siamo un po' fuori dei coppi e questo si sente nella nostra musica. Quindi di lì abbiamo sviluppato il genere e abbiamo cambiato il nome, questo per un altro aneddoto un po' strano, perché nel fare il secondo disco io ho pensato di tutelarmi e di depositare i marchi, ma il marchio Tabula Rasa l'aveva comprato una multinazionale coreana facendo un videogioco che si chiama Tabula Rasa, quindi alla Camera del Commercio mi hanno detto cambia tutto, perché questi hanno degli avvocati che sono come la Microsoft, che fanno un culo. Allora da Tabula Diabola è stato un attimo, perché io avevo scritto già nel disco vecchio un pezzo che si chiamava Diabola Rasa, dove usavo solo esclusivamente tritoni, intervallo di 3 toni esatti, che nel Medioevo era chiamato Diabolus in musica. Primo perché era dissonante e la Chiesa per millenni, ancora adesso, anche se non possono più bruciare la gente in piazza, e fa presto ad appigliarsi a delle superstizioni per dettare legge, quindi già nel Medioevo se facevi 2 note sbagliate ti bruciavano in piazza. Gardelescure era un compositore nel 1300 stato bruciato, e quindi era una cosa usuale e si stava molto attenti, però la musica era anche l'unico modo per protestare. Ci sono brani dove all'interno ermeticamente sono nascosti il malcontento della gente, insomma. Quindi io ho scritto questo brano Diabula Rasa usando i tritoni, e di lì abbiamo detto che abbiamo il gruppo in Tabula Diabula. Poi in fondo il nome ha funzionato meglio, anche perché è successo nello stesso tempo un'altra cosa, che le feste medievali in Italia stanno scemando, stanno finendo, hanno durato 25 anni. Noi abbiamo iniziato a destare interesse nell'ambito folk metal, il nostro pubblico ha iniziato a essere sempre più frequentato da metallari della peggior specie. Sugli indiabulati, ecco. Quindi ci siamo spostati piano piano nel filone dove siamo adesso, cioè il folk metal. Folk metal è un altro fenomeno molto particolare, molto strano, che in realtà dovrebbe essere un po' esaminato, perché noi italiani abbiamo preso questo filone dal nord Europa, dove non c'entra assolutamente un cazzo con le nostre origini. Pensate che fanno delle feste celtiche dove affiancano combattimenti tra galli e romani in uniforme del prima di Cristo, non so quali battaglie, con musica dell'Ottocento, con violini, fisarmoniche, cioè incoerenza totale. Nel folk metal c'è un'altra incoerenza totale, che nessuno si prende la briga di esaminare le fonti nostre, italiane o almeno europee, dell'Europa conosciuta prima di Colombo, quindi il mondo antico.
dai Balcani fino alla Spagna. Questa è la nostra musica come identità europea medievale, sui manoscritti dove ci sono le iconografie con gli strumenti, ci sono le musiche. In questo noi ci crediamo, prima di tutto quando scriviamo musica prendiamo la fonte originale e la rispettiamo in tutto e per tutto, nel testo e nella melodia. Poi c'è da passare centinaia e centinaia di brani perché non tutti sono accattivanti. Tornando al discorso di prima, all'uomo moderno bisogna dargli comunque qualcosa che sia consono con quello che ascolta adesso, se no non ti caga, diventa una roba di nicchia e tanto vale che non stiamo neanche qua a investirci a fare chissà cosa se me la devo suonare nel bagno di casa mia. Quindi l'esame da fare è di scegliere comunque materiale interessante e elaborabile, che abbia un senso anche una volta elaborato. Quindi il nostro percorso adesso è questo, di continuare a studiare i manoscritti e di trovare degli arrangiamenti, delle orchestrazioni consone con l'ambiente folk metal. Basta, adesso bisogna che bevo perché ho parlato. Sì, direi che hai parlato fin troppo, qui il tempo... Ti avevo avvisato, eh? Qui il tempo va giù, in pratica hai bruciato praticamente tutte le domande. Ma non c'è bisogno, Uno dei tuoi monologhi. Io vado. Se riesci brevemente a parlare del chitarrino di merda, del chitarrino di merda e di tutti gli strumenti che chitarrino di merda è stata una gag nata per caso. Innanzitutto questa è la riproduzione che ho fatto in stile solid body di un baglama, che è un piccolo saz, che è uno strumento tradizionale dei Balcani, della Turchia, dove si costruisce in varie taglie. Diciamo che il saz è lo strumento col manico lungo. La difficoltà di questi strumenti è proprio suonare, e innanzitutto io adesso ho tolto tutti i tasti in eccesso perché comunque suoniamo un sistema equabile, temperato, per suonare con le tastiere, con le chitarre, ma questi strumenti hanno un'infinità di tasti qui nel mezzo perché suonano non solo con i quarti di tono, il sistema turco è un sistema allucinante, tra una nota e l'altra ha 12 micronote. Il kanun, che è un pianoforte turco, un salterio a tavola che la Daniela, la tastierista, tra l'altro suona, su ogni corda ha tutti questi ponticelli mobili che lo strumentista li imposta prima di suonare un modo, si chiamano modi, sono musica modale, quindi prima si imposta la scala musicale, poi si suona. Questo, suonando assieme anche al kanun, aveva qui nel mezzo un'infinità di tastini che io ho eliminato per suonare le note occidentali. E poi mi è venuta la curiosità così di costruire, perché avevo già un saz tradizionale con la cassa su cui avevo montato due humbucker, ma facevo un casino, risuonava, rientrava tutto, e mi sono chiesto ma perché non provare a farlo solo in body, e avevo questo piccolo baglama che ho disintegrato tenendo solo il manico e gli ho ricostruito il corpo solid body. E la gag è nata perché la gente non si capiva da dove veniva questo suono infernale, perché ha un suono allucinante, cioè spinge come un dannato. Tra l'altro c'ha dei Di Marzio, quindi pompa come un disgraziato. E allora, chitarrino di merda è nato perché questi strumenti medievali, dopo qui ci ho fatto una modifica, ci ho messo dei tiracantini da violino, ma all'inizio avevo solo i pirolazzi da violino. Allora per accordarlo con il caviglio di legno, non era mai accordato, e tutte le volte durante il concerto io devo stare lì a raccontare le barzellette, anche perché è nato poi anche il fatto che durante il concerto, metà del concerto sparo delle minchiate, perché questi tempi morti per accordare questi strumenti antichi che hanno corde in budello o piroli a incastro sono allucinanti, e la leggenda dice che un liutista medievale passa la metà della vita a accordare il liuto e l'altra metà a suonare lo stonato. Allora l'ex cantante che avevamo prima di questa formazione, che dovevo aspettare che lui accordasse il chitarrino di merda, io intanto ero lì che parlavo alla gente, poi intanto li guardavo per dire oh allora... Allora a metà di un concerto disse te il tuo chitarrino di merda, e allora di lì è nato il chitarrino di merda, è diventato famoso, ha la sua pagina Facebook, un sacco di mi piace, quasi di più di me, e così niente. Poi dammi la mucca, apri la poi mi
sono adoperato a costruire tutte le sorte di strumenti, facendo il mio taglio di strumenti antichi, mi sono messo a fare questi strumenti bizzarri con metà testa di mucche, corna, pelo di capretto, e così i diavoli si sono arricchiti di ulteriore folklore. Tira fuori Rino, che è là nella custodia là dietro, quella là la forma di bara da morte. Ecco, ah, lo so io dov'è Rino, così facciamo vedere un po' tutte le diavole a Rino. 4 minuti, fai la domanda intanto che dopo andiamo su Rino. Beh, l'ultima, diciamo, sui cambi di formazione ultimamente. I cambi di formazione sono stati in parte dovuti a incompatibilità all'interno del gruppo. Ecco qua Rino, la mia versione della Les Paul, molto barbara, molto metallica. Voi sorridete, mi raccomando. Le donne servono a questo, caro pubblico, ricordate i consigli di Diavola. Che non vogliamo rievocare del Medioevo solo le belle cose, le cose migliori, quando la donna sta al suo posto. Non gli è piaciuto quello? Per po'. Allora, dovevano andarsi 4 minuti, bene, cambi di formazione. Cambi di formazione è necessario alcune volte. Quando le persone con cui stai spaccano i maroni, subito, perché il gruppo musicale è una famiglia. Se suoni bene, suoni male, questo tutto si aggiusta, si studia. Con le persone ti devi trovare bene e trovare d'accordo sulla strada da prendere anche musicalmente. Diciamo che penultimo cambio di formazione molto fortunato che ha fatto prima dell'ultimo disco. E quando, diciamo, il genere ha iniziato a evolversi verso queste nuove sonorità, più verso il folk metal, dove abbiamo due donne che cantano pulito le melodie medievali con tutti i loro contrappunti, le loro doppie voci. Ultimo cambio di formazione, nuova chitarrista, proviene dall'ambito black death metal, quindi suoni incazzanti come delle pantere, proprio per intraprendere questa nuova strada, cioè Diavola con le melodie medievali, quindi musiche millenarie, musiche senza tempo, con suoni apocalittici, quindi dobbiamo affrontare questi festival, lo vogliamo affrontare con suono giusto. Poi adesso in progetto ci sono cose un po' importanti, si è interessata nuova un'etichetta discografica locale, e tra l'altro che tratta generi alternativi pesanti, quindi black death metal, dove all'interno hanno anche questa sezione folk, quindi è probabile che apriremo una collaborazione con questa etichetta anche per avere una distribuzione estera, perché sennò qua in Italia abbiamo già visto che il massimo che possiamo fare è qui. Aggiungo una cosa, sempre per usare lo schermo per contestare, queste persone che fanno questi festival, tutta gente volontaria che fa festival gratuiti, bisogna sostenerli perché è l'unica salvezza che abbiamo. Quindi queste iniziative vanno sostenute perché è l'unico modo per far suonare le band italiane in questo ambito. Non ci sono altre strade, perché i vari metal camp, vacche, non ci cagano proprio, cioè ti prendono quando sei già famoso, già sotto etichetta, ma per diventare famosi bisogna avere visibilità, quindi noi dobbiamo tutto a queste persone. Voglio che si dica massimo sostegno a queste persone, che ce ne siano dei Gods of Folk e Folk Fest. Grazie a tutti.